Abbiamo il dottor Francesco Iana del Dipartimento di Reti e Sistemi Informativi del Consiglio Nazionale delle Ricerche che ci illustrerà alcuni concetti e alcune tecnologie cloud utilizzate proprio all'interno del centro di ricerca. Sì, grazie. Nel corso degli ultimi anni, noi come Ufficio di Sistemi Informativi abbiamo sempre di più rivolto la nostra attenzione ad architetture di tipo cloud o cloud native. Nel corso degli ultimi anni abbiamo quindi seguito tutti i trend tecnologici relativi ad architetture a microservizi, a tematiche quali DevOps, Continuous Deployment e qualunque altro genere di automazione che potesse contribuire alla nostra capacità di produrre software di qualità. Questo genere di migrazione chiaramente ha comportato una serie di cambiamenti nel nostro modo di lavorare. Chiaramente è stata necessaria una collaborazione molto più stretta tra team di sviluppatori e team di operation. Sono stati necessari dei confronti ad ogni livello per quanto riguarda la scelta di tecnologie, l'individuazione di potenziali problematiche e per quanto riguarda invece gli aspetti tecnici, abbiamo adottato un insieme di strumenti, prevalentemente nell'area DevOps, che ci hanno aiutato a automatizzare qualunque processo relativo alla compilazione del codice con delle pipeline di continuous integration, alla validazione del codice per quanto riguarda la continuous inspection e l'esecuzione di test automatizzati, e fino ad arrivare al continuous deployment, quindi una procedura, una metodologia di automazione del processo di rilascio del software in produzione. Tutto questo con l'obiettivo di ridurre i rischi legati al processo di rilascio, all'automatizzazione proprio di qualunque genere di procedura che prima poteva essere manuale, e quindi abbiamo cercato di ottimizzare sfruttando una serie di tecnologie, quali ad esempio Jenkins per quanto riguarda appunto la continuous integration, Apache Maven per quanto riguarda l'automazione del processo di build di progetti Java. Oltre a questo, abbiamo individuato un insieme di tecnologie particolarmente utili nel processo di migrazione ad architetture cloud native. La nostra idea è stata quella di scegliere Docker e quindi i Linux container per quanto riguarda il packaging delle applicazioni e la messa in produzione dei servizi. Abbiamo scelto Spring per quanto riguarda lo sviluppo di applicazioni Java, la suite Spring Boot per il packaging di questi servizi come microservizi e alcuni componenti della suite Spring Cloud per la gestione e l'interazione dei vari microservizi una volta deployati in produzione. La suite Spring Cloud mette a disposizione degli strumenti per quanto riguarda la centralizzazione delle configurazioni, la centralizzazione dell'autenticazione e molto altro, strumenti di service discovery, di load balancing e così via. Tutto questo processo all'interno dell'ufficio e del team di cui faccio parte chiaramente ha comportato una serie di passaggi, una serie di requisiti che sono stati affrontati volta per volta. La nostra idea è stata quella di non riscrivere tutto il codice da zero, tutto il codice delle vecchie applicazioni monolitiche che avevamo in produzione, quanto piuttosto di introdurre in maniera molto graduale nuove architetture e nuove tecnologie. Nella fattispecie abbiamo scelto di implementare tutte le nuove funzionalità e tutti i nuovi componenti da mandare in produzione come microservizi, quindi lasciando tutta la parte monolitica così com'era, abbiamo introdotto delle parti nuove come microservizi. Per quanto riguarda il futuro, stiamo seguendo con particolare attenzione delle tematiche quali architetture serverless, che sembrano essere il prossimo passaggio delle architetture cloud native. Esistono già un paio di implementazioni molto popolari sui cloud provider pubblici, in particolare AWS Lambda per quanto riguarda Amazon e Azure Function per quanto riguarda il cloud di Microsoft. Queste tecnologie permetteranno di avere nativamente concetti di autoscaling, quindi capacità di adattarsi in maniera elastica alla domanda di richieste al carico degli utenti, e
e seguiranno un'architettura di tipo event driven, quindi particolarmente adatte a contesti in cui il carico è dinamico e imprevedibile. Benissimo, ringraziamo il dottor Guliana per questa sua esperienza che ci ha raccontato. E grazie a voi.